Minchia, raga, però è stato figo l'incontro col cartello. Ovviamente, cioè, loro sono diciamo il grado più alto della criminalità in città, ok? Quindi bisogna sempre comportarsi a modo. E il fatto che Zack abbia fatto sta cosa, sì, è uscito un bel RP, perché infine, seppure è un errore, io la vedo come una cosa bella, perché ha fatto capire ancora di più la paura, no, che cerca di trasmetterti il cartello. E quindi è figa, va, come cosa, perché dobbiamo comportarci non come me, ma dobbiamo comportarci come me. Tornate indietro, ragazzi. Dai, oh! Oh, oh, fermo! Ricordati che è la mia macchina. Porca puttana, scusa, fratello! È veloce, che poi devo andarmi a aggiustare la macchina, che ha la priorità su tutto. Eppure io ho la macchina distrutta per vincere. Però ce ne stiamo fottendo il cazzo delle nostre vizioni. Siamo un'organizzazione di merda, è bene che lo dite. Io ho detto al cartello che siamo numero uno, no? Sappiamo fare qualsiasi cosa. Non sappiamo fare un cazzo, è questa la realtà dei fatti, vi sentite? Figli di puttana! Madonna, porca puttana, ma non ti puoi mettere a ballare proprio dove uno entra, eh? Temio, vieni. Ma guarda che fresco, questo sì che è un membro della gang importante. Temio, vieni. No, 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 io non lo... Oh, bro, ma non è che ho dimostrato... Io, raga, avevo paura, l'ho dimostrato la paura, però allo stesso tempo ho dimostrato di essere comunque un... Oh, non è che parli col cartello, sei boss di una gang, non è che puoi essere il bambino messo lì che ha paura così tanto. Ma sei sempre capo di... Cavolta! Sei sempre capo di una gang alla fine. Cioè tu hai già vivi delle cose di criminali. Non è che una pistola ti spaventa, tipo, capisci? Però a sto punto, bro, non ti nego che non mi fido di nessuno a parte di mio fratello e anche Alfonso bello. Domini. Sai, buon sangue non mente, bro. La famiglia. La famiglia, bro. Devi sicilianizzarti. Cazzo ridi, sicilianizzati. Tiro, scusa, la famiglia. La famiglia. Adesso la famiglia. Punta il dito in alto e diciamo a famiglia. Unita. La famiglia. A famiglia. Piano piano, non possiamo, bro. Ragazzi. Purtroppo abbiamo... I king saremo noi. Sì, ma sì. Abbiamo tante cose su cui lavorare ancora. Iniziando proprio dal nostro gruppo. Persino io non sono un buon capo, raga, me ne rendo conto. Devo migliorare su questo, devo essere forse più severo. La cosa dei quattro capi non va bene. Sì. Magari possiamo prenderci sulla famiglia e stare sullo stesso pianisterlo, però il capo ce ne deve essere soltanto uno, perché ci conosce. Allora, questa casa è un'eredità della famiglia Dominio da generazione. Prima di questa villa c'era qua una campagna di fagioli. Per quello io in continuazione ho dei ricordi, sempre, sempre. Non mi posso mai dimenticare mia nonna quando mi portava questa stessa cosa, questa. Da dei fagioli adesso abbiamo una villa. Quindi dato che questa casa è di priorità, è della famiglia Dominio, e lui, vabbè, era un figlio di puttana, ma è pur sempre Dominio. Capito? Forse i capi dovremmo essere solo due. E io non mi fido di nessun altro se non di mio fratello. Io la vedo così. Dov'è? Brian. Ok, vai. Allora, io capisco che la tua sincerità, la tua onestà ti spinge magari a dire quello che pensi a primo impatto, ok? Però bisogna sempre tenere conto di chi abbiamo davanti. Certo. E davanti avevamo delle persone che potevano freddarci tutti in quell'istante e sarebbe finito il sogno di una vita. Il famoso sogno americano a cui puntiamo tutti, no? Soldi, figa, donne, potere, armi, auto. Figa. Allora, intanto... Ah, oh, Andrea, bello mio, tu sei molto silenzioso. Eh sì, stavo ascoltando. Posso fidarmi del tuo ascoltare senza mai dire la tua parola? Ovvio. Ormai di ovvio non c'è niente, perché nonostante quella aveva un culo di merda, l'ovvio ha voluto che lui gli facesse un complimento. E quel complimento lo stava per portare a una brutta fine. Aveva il culo più quadrato della storia. Ma quando lo dici, piano, non devi urlarlo. Come si fa a spiegare? Dai, era quadrato, però pariva un culo di Minecraft, dai. Peccato. Vabbè, ve le posso... Sì, no, ve le posso dare da direttamente da qua.
Allora, adesso mettetevi in fila, raga, vi darò le vostre pistole, va bene? Intanto... Okay. Porca puttana, silenzio! Silenzio in aula, anzi, silenzio garage! Ma chi è che ha sporcato di olio il garage? Non si faccia domande. È stato Christian. Che cazzo vuoi da tieni, me? Tieni, Giorgio, 80 colpi. Come cazzo la sporco d'olio? Loro. Tieni, fratello. A chi gli ho dato i colpi, però... già? Io non c'ho. Ma quelli dietro di tieni, te. Pino. Dietro di te. A me chi sì, è dietro grazie. Vuol dire che ce li ha. Tieni, ragazzi, dai, per tesserare sì, Christian. Abbiamo capito. Vabbè, to. Che d'accordo, alzi le mani. A me ancora no, Non me le ha. Tieni, Brian. Grazie, grazie, Broschi. Artemio. A te, zitto, Armando, te li ho già dati? Fermo. No. Stai fermo. Tieni. Stai fermo. Grazie. Ok, raga, abbiamo tutti i colpi. Abbiamo tutte le armi. Quindi, poi dobbiamo parlare un attimo delle chiavette dei Grimaldelli, Tieni, esatto. Tieni. Prendilo tu. Le maldelle sono molto utili. Te l'ho dato? Non me la... No. Come no? Ma non me l'hai dato, Artemio. Allora, venite qua, venite qua. Non te lo posso dare? Venite qua, ragazzi, venite. Mi sa di no. Aspetta, vieni con me. Artemio, porca puttana, mi chiamate in 50! Avete rotto i coglioni! Tutti! Uno a uno! Un po' di silenzio! Vieni qua. Ma anche tu! Porca puttana, un po' di silenzio! E poi parla con Christian se vuoi magari un'assunzione come giornalista, magari ti inizierai a guadagnare qualcosina. Parlane con lui. Va bene, grazie a te. E nulla, bro. Bro, ma in quella ruota anteriore sinistra una volta c'era una gomma? Una volta sì. Perché c'erano le gomme? Penso di sì, per avere più aderenza. Muscoletto... Oh, no, per cortesia. Oddio, guarda che gli è esploso l'uomo. Armando, è tua l'auto, Armando? Sì, è di Armando, Ma come si è spogliato? Qualcuno c'ha qualcosa da bere? No. No, che cazzo stai dicendo? Non è la mia. Paga per tutti, ragazzi. Andate a fare... non ho una lì. Quanto viene? 1.500. Ah, beh, ci penso io, Dai, paga per tutti. Grazie, Artemio, paga per tutti stasera, ragazzi. Sì, ma deve essere di mia volontà fare questa cosa. La rosso degna di una Ferrari. Bravo. Grazie. Però i fari davanti, tipo con i fari rossi, anche quanto sarebbe figo da una parte. Minchia. No! Bro? Fratello? Fratello mio! Fratello mio! Sono in officina, fratello, vieni qua, Los Santos, numero civico... sto cazzo, più o meno. Prova a raggiungere. Arriva sul cazzo, bro, vai. Tu, fratello, dove sei? All'841. Raga, ma c'è uno lì, c'è la via, tipo, che fa da palo. No, allora casa nostra? Che cazzo ne so? Sei sicuro? Sì. Ok. Minchia, stai attento al posto, per prendere il party, no? Arrivo a casa io, Allora, raga, fratello, aspettami all'841 che sto venendo. Lei è un non pensante o pensa? Arrespone quando te parlo. Non pensa. Non è come sembra, bro. Fratello! No, tutti con i fagioli. Oddio mio, fratello mio. Oh cazzo. Aspetta che ti abbraccio. Oh cazzo, era abbraccio. Che era? Ecco, acqua. Oh, pardon. Buonasera. Buonasera. Allora, ti presento. Ciao. Ti presento Pino. Piacere. Brian. Pino Marchesi. Ciao, oh, ma come siamo Brian, eleganti. Ma che cazzo avete fatto, raga? Zitto. Non fare domande. Non ho capito il suo nome. Comunque, ragazzi, ma vi siete assicurati che sia morta? Vuoi assicurartene? Calcio fortissimo. Un attimo, devo fare un attimo una cosa. Ma raga, guarda il necrofilo. Che cazzo, state distruggendo l'entrata di casa di Celestino? No, non è l'entrata. No, vedi? No. Oh, no. Ah, cazzo è successo? Cazzo è successo? Oh, cazzo è successo? Sto svanettando sulla signorina. Dire però. Per dire cosa?
Questa è proprietà nostra. Ah, lui. Ragazzi, calmi. Ti stavo sparando, bro. Dai, dai. Piano, ragazzi, dai, piano. Catch. Perché? Dai. Catch. Ma perché? Porca. Oddio. Ma no, no, no. Porco dirgo. Oh, raga. Oh, minchia. No, oh, non mi sfasciate la macchina, non mi sfasciate. Allora, ragazzi, veramente, fermi per favore. No, aspetta, aspetta, oddio, io un conto in sospeso. Basta questo taser, no? No, mi hai rotto il vetro, comunque, c'è, dai. 1-1, così impari. Tu prima l'hai rotto la mia. Vabbè. Giocato. Chi ha i fari bianchi di voi? Io ce li ho. Ah, hai paura mentre, Chi ha i fari bianchi di voi, raga? Io, cazzo. Cioè, guarda. Beh, guarda la dopositivo, vedo meglio. Sta urtando, sta puntando la pistola a Giorgio, dobbiamo fare. Come sta puntando? No, no, aspetta! Porca voglia. Con questo nome da poco. Allora, ragazzi, metti giù la pistola. Metti giù la pistola. Mettete giù la pistola. Giù. Che stato lo zoo, manco di cazzo. Giù la pistola. Che cazzo mi putti la pistola? Giù. Mettete giù la pistola, ragazzi. Andrea. Con le buone o con le cattive? Metti via le la pistola. Le cattive quali sarebbero? Mi scusi. Che cattive? Queste. Beh, ok, ma è stato lui quello offendere. Adesso guarda. Siamo stati tutti. Ah, ok. Andrea, questo è l'ultimo avvertimento. Questo è l'ultimo avvertimento, Andrea. Andrea, mi fidavo di te. Mi fidavo di te, Andrea. Devi, alza le mani. Tieni alzate, girati dall'altra parte. Alza le mani. Fermo. Prendi la tua macchina, prendi la tua Roma e vai via. E vai via. Potrebbe fare cazzate per il cartello. No. Potrebbe fare cazzate e la colpa ricadrebbe su di noi. Raga, prendiamolo. Qua la colpa è la nostra se fa una minchiata. Avete cambiato il canale. È vero dove siete. Non deve uscire mai vivo da qui. Va bene. Ritenetemi come angelo custode vostro. Vi ho salvato il culo. Per questa volta. La prossima volta dovrete farlo da solo. Quell'uomo lì, se non mi trovavo a passare io, quell'uomo lì poteva sgamare la vostra tana. E sapete cosa significa? Sgamare la vostra tana e arrivare a noi. Quindi, vedetevi un po' le cose vostre e non fate scappare la gente così. Quello basta che parlava, snicciava qualche cosa, andava di sotto tutto un sistema creato per voi. Quindi, signori, facciamo un po' più di attenzione e siamo più discreti. Va bene. Ha ragione, va bene, ci fidevamo di lui e abbiamo. Non ci siamo di nessuno. Ha visto dove abitate, ha visto che macchine usate, ha visto che siete tutti armati. Non se ne va che siete amici, ma che siete una famiglia. Lo so, male. Quindi non lasciate scappare la gente che viene a rompervi in casa. Sparategli. Muoiono, li portate fuori. E il problema non è più vostro. Chi vi rompe il cazzo a casa vostra? Avete il diritto, ragazzi, di sparare. Ho ricevuto un'emergenza dal dottore qua vicino. Ci penso io. Non succederà più. Promesso. Basta. È lui. Tiriamo fuori le palle, ragazzi.